Ed eccoci a parlare della famigerata carne sintetica. Ebbene sì, come promesso nel video sui nugget in 3D della KFC, oggi parliamo di carne sintetica prodotta in laboratorio. Ok, parto già dicendovi che a me la definizione di carne fatta in laboratorio mi sta sulle scatole, quindi non la userò più, o se la userò vi chiedo scusa perché mi dà fastidio. La carne sintetica già mi piace molto di più. O carne in vitro, che è il termine più preciso magari per indicare il tipo di coltivazione che viene effettuato. Partiamo da un retroscena storico. Quando è nata questa cosa? Quando ci fu il primo guizzo di idea? Allora, possiamo dire che nel 2013, in agosto, a Londra, ci fu il primo assaggio di un hamburger composto principalmente da carne, anzi completamente da carne prodotta in maniera sintetica, quindi derivata da coltivazione in vitro. Ma non è che quel giorno si sono svegliati e hanno detto boh, facciamolo. Quest'idea è già stata presente da molto tempo diciamo, nelle menti dei ricercatori. Tanto che nel 1971 già Russell Ross, un ricercatore, decise di provare, anzi provò a tutti gli effetti, di creare una carne partendo da fibre sintetiche di maiale. E riuscì in parte nel suo intento. L'esperimento che fu portato a Londra nel 2013 era, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda, molto simile, solo che al posto della carne suina venne utilizzata la carne bovina per creare un hamburger. Prima di tutto chiediamoci perché proprio un hamburger e non qualsiasi altra cosa al mondo, perché l'hamburger è molto semplice da riprodurre in questo modo, visto che è una miscela di carne che viene prodotta senza avere una forma particolare, come magari quella che può avere una fettina con delle fibre molto sottili, o può avere un petto di pollo o qualsiasi altra cosa. Quindi, essendo facile da riprodurre, è più attuabile a tutti gli effetti. Ma questo vale anche, come abbiamo detto precedentemente nel video scorso, per i nugget di pollo, ma vale anche per ad esempio per i würstel, quindi tutta quella carne che è rimacinata e quindi per questo più facile da ricomporre, da riprodurre. Ma quale fu l'esito dell'esperimento? Diciamo che fu un mezzo successo. Perché mezzo? Da una parte era veramente molto simile come sapore, consistenza, eccetera, eccetera. Da un'altra la succosità venne a mancare perché appunto manca un elemento importantissimo che è il grasso che dà quella cicciosità all'hamburger. Però diciamo che per il resto era molto simile alla carne vera o comunque molto più credibile rispetto a quelli che sono i derivati composti con la soia. Piccolo, diciamo, piccola parentesi, gli hamburger di soia o comunque partendo da composti vegetali. In Germania, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, in caso qua spunterà un banner con scritta la correzione, dovrebbe essere definita illegale produrli chiamandoli hamburger di soia. Dovrebbero essere chiamati in un altro modo, hamburger vegetale, non manco hamburger, roba vegetale buona. Perché hamburger è appunto, va a far pensare a qualcosa di carne o che rimandi a quel sapore, quando in verità non è vero, e quindi assolutamente sono d'accordo. Non so cosa ne pensate voi, casomai me lo fate sapere qui sotto nei commenti. Cos'altro potremmo dire della carne sintetica? Appunto, dicevamo come si fa a produrre la carne partendo dalla coltivazione in vitro? Cosa è necessario avere? La tecnica consiste nel prelevare cellule muscolari e coltivarle in vitro tramite del nutrimento che principalmente composto da proteine che si ottengono dal siero. Siero, che ora vi dirò un nome, non vi spaventate, siero fetale bovino. Cosa vuol dire siero fetale bovino? Può spaventare. In realtà è semplicemente un siero che viene prelevato dal sangue, quindi la componente fluida, più liquida, quindi più il siero presente nel sangue, dei feti all'interno delle bovine appunto gravide. Non è una cosa così mostruosa come sembra, ma è necessario in quanto questo siero è quanto di più nutriente è perfetto per far riprodurre la carne, le cellule
e farle riprodurre anche piuttosto velocemente e con buoni risultati. Sappiate che da un punto di vista della salute non comporta la morte di animali. Questo però posso rendermi conto può portare delle problematiche etiche per qualche persona magari che più si fa spaventare da questa definizione, da questo metodo particolare. Per proteggere la carne da funghi e lieviti è necessario l'utilizzo di un conservante come il sodio benzonato, ma ce ne sono anche altri, diciamo questo qua è il più utilizzato. Beh, a prima, diciamo, impressione, quest'idea, questa possibilità di creare carne in maniera sintetica può essere una soluzione a vari aspetti, sia da un punto di vista, vogliamo dire, di abbattimento dell'allevamento intensivo. Quindi anche sia da un punto di vista etico, vogliamo dire così, ma anche da un punto di vista prettamente ambientale, quindi di impatto. Sappiamo bene che gli allevamenti intensivi, o comunque in generale, sono quelli, quelli nello specifico di carni rosse, quindi facciamo ancora più specifico le carni bovine, sono quelle che impattano maggiormente per la produzione di metano e CO2. In particolare il metano è molto molto impattante. Molto più importante rispetto ad esempio alla CO2 o ad altri gas serra, e quindi ridurlo notevolmente è necessario per poter andare avanti, ecco, tirare un bel freno a mano, quindi qualcosa di positivo senza dubbio. Vi sono però delle difficoltà nel riuscire a produrre questa carne e sono le motivazioni per cui, essendo passati anche un po' di anni, ancora non se ne sente parlare in maniera concreta, a parte qualche piccola cosa, come dicevamo nel video delle crocchette di pollo del KFC. E perché? Le problematiche sono principalmente due: sono quella economica, che è facilmente intuibile, diciamo, riuscire a produrre della carne sintetica per adesso è molto ancora costoso, o comunque non, rispetto alla carne normale, non riesce ad andare in concorrenza. Quindi è qualcosa che su larga scala ancora non può essere attuato per alcune cose. Pensate che all'inizio, quando fu proposta, la possibilità di fare una bistecca, che quindi è molto più complicata, richiedeva $1 milione, una cosa assurda. Mentre già successivamente un hamburger costava molto di meno. Ora si è arrivato circa a un prezzo di 8 euro al chilo, ma si pensa che nel prossimo decennio si riuscirà a raggiungere l'obiettivo di 3,5 euro, quindi circa, al chilo, che è un prezzo normalissimo, o comunque da competitivo, ecco. Quindi possiamo dire che l'ambito economico è quello che ancora un po' ne risente, e questo perché bisogna andare avanti con la tecnologia, riuscire a studiare, a fare ricerca maggiormente per velocizzare tutti quelli che sono i processi. Il secondo problema, appunto, è la velocità di riproduzione. Queste cellule staminali, nonostante siano facilmente riproducibili, cioè nel senso non danno problemi alla riproduzione, sono molto lente nel farlo. Ma più che altro, dal punto di vista cellulare, sono veloci. Sono lente nel riuscire a produrre quello che a noi interessa, ovvero diciamo, tante fibre che si vanno a mettere uno sopra l'altra per riuscire a creare la carne vera e propria. Quindi per il nostro obiettivo la velocità è ancora poca, dovrebbe essere implementato un bel passo avanti, così da poter aiutare sia anche a livello economico la carne a scendere di prezzo, sia anche in termini di tempistiche. Facciamo però adesso un paragone tra la carne sintetica e quella normalmente prodotta in allevamento. Da un punto di vista salutare possiamo dire che la carne sintetica è più controllata, perché appunto tutta la sua crescita viene monitorata momento per momento come si chiama, in un laboratorio. Poi si possono bloccare più facilmente tutti quelli che sono i processi degenerativi che possono uscire fuori, o che comunque le problematiche che possono insorgere. Mentre magari durante un allevamento devi andare a risolvere dei problemi, ma non ti si assicura che la carne, che una volta che esce fuori, sia di buonissima qualità. Invece con la carne sintetica è più probabile. Ci sono alcuni ricercatori che hanno addirittura pensato di aggiungere dell'omega 3 alla carne, visto che appunto è sintetica, si può aggiungere qualcosa, però per renderla anche più salutare. Però boh, vedete un po' voi. Sono curioso di sapere se ne pensate qualcosa di particolare, se magari siete d'accordo oppure vi sembra un po' troppo astrusa come cosa. Inoltre, appunto, il fatto di poter essere più controllata riuscirebbe a evitare
drasticamente tutte quelle che sono le patologie, ad esempio virali, che vengono trasmesse tramite l'utilizzo di carne. Pensiamo al Covid-19, alla SARS-CoV-2, che si è diffusa appunto tramite via alimentare, ma così anche la SARS, la MERS, eccetera, eccetera. Diciamo che è il metodo più comune e sarebbe un buon modo per evitare per troncare la possibilità che qualcosa di questo tipo possa riaccadere. Poi ovviamente la differenza più, a mio parere, più grande è quella a livello ambientale. Appunto andare a ridurre, come abbiamo detto precedentemente, la quantitativo di CO2 e metano prodotti sarebbe molto positivo. C'è però da fare una piccola aggiustatina a questa mia affermazione a quest'ultima affermazione sulle emissioni. In quanto è vero che un allevamento bovino, facciamo un esempio, produce molto 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 metano, e questo metano impatta, abbiamo detto, molto più della CO2. È anche vero che il metano dopo circa 12 anni circa cessa di essere presente in aria, quindi nell'aria, quindi nella composizione dell'aria, quindi diciamo perde efficacia. La CO2 impatta di meno, ma a lungo termine è molto più efficace, nel senso che la CO2 può rimanere in atmosfera per secoli, quindi la differenza è di un certo tipo. E produrre carne in vitro non consuma metano, non produce grandi quantità di metano, ma produce grandi quantità di CO2, perché appunto bisogna portare avanti in maniera intensiva la produzione di carne sintetica. Quindi sono macchinari, eccetera, eccetera, che consumano CO2. Quindi è come dire. Bisogna ragionarci, secondo me, però allo stesso tempo ricordiamoci che il metano è più impattante. Ci sono diverse scuole di pensiero. In ogni caso, non sarà mai tanto impattante quanto quello normale, l'allevamento classico, standard. Però diciamo che bisogna sempre guardare le due facce della medaglia. Mi viene da pensare anche al quantitativo di acqua che sarebbe risparmiata per riuscire a nutrire gli animali, perché appunto l'agricoltura che è necessaria per poter fornire alimentazione a questi animali produce una grandissima, o ha bisogno di una grandissima quantità di acqua, che in questo modo verrebbe drasticamente ridotta. Quindi anche questo è una cosa di importante che bisogna attenzionare. Non posso però non pensare, anche per deformazione professionale, a tutta la perdita economica che ci sarebbe dietro, legata, che magari non risulta subito a persone che magari non hanno a che fare con questo ambito, ma che comunque è importante, la perdita economica legata alla gente che lavora in questo settore, sia nel settore agricolo che quello allevatoriale. C'è infatti molta gente che basa la propria economia, la propria sussistenza sua e delle proprie famiglie su questo ambito, sia agricolo che allevatoriale, quindi molta gente si ritroverebbe disoccupata di colpo, e senza dubbio per produrre carne in vitro è necessaria la presenza di ricercatori, di studiosi che lavorano in laboratorio e non di allevatori o agricoltori. Quindi ci sarebbe una grossa perdita non indifferente di lavoro. Bisognerebbe trovare una via di mezzo in qualche modo, e questo ne parlerò nelle riflessioni a fine video, perché sì, ho delle riflessioni personali, ovviamente, come sempre, dei dubbi o delle idee che mi vengono in mente, che ho da quando mi sono informato tanto tempo fa su questa tematica, perché è qualcosa di cui volevo parlarvi, ma alla fine sto facendo adesso perché ho letto la notizia del nugget di pollo e ho detto che faccio video sui nugget di pollo, voglio parlare però adesso, utilizzando questa scusa, della carne sintetica. Un questionario portato avanti su un campione di circa 500 persone in Italia, a cui è stato chiesto se fossero favorevoli o curiosi o se avessero voluto provare carne sintetica, ha visto come risultati una maggioranza non elevatissima, ma comunque più della metà, un 60% di persone che erano favorevoli, concordi nel provare questa carne sintetica. E questo 60% aveva una maggioranza di persone che rientravano in giovani, una categoria di giovani altamente scolarizzati che sono consumatori di carne, e questo magari può sembrare un po' controintuitivo, ma anzi, forse non puoi dire così tanto, consumatori di carne
e che appunto sono consapevoli della situazione, della problematica ambientale, quindi persone consapevoli di questa situazione. Ok, questo è il momento delle riflessioni personali. Cosa ne penso io? Io mi sono già espresso in qualche modo e trapelato il mio pensiero all'interno della spiegazione che ho fatto fino ad adesso. Posso dirvi che sono d'accordo, fortemente d'accordo nel riuscire a produrre carne sintetica, soprattutto per quanto riguarda, come ho detto nel video, quello sui nugget, per produrre carne di massa. Magari sembra un termine un po' brutto. Carne per gli all you can eat, carne per i takeaway, quindi di bassa lega, vogliamo dire così, McDonald's, eccetera, eccetera, KFC e via dicendo, ma io lascerei comunque la possibilità di produrre carne in allevamento molto contingentata, quindi che costa un po' di più, ed è giusto che sia così. Con allevamenti molto più controllati, perché essendoci meno capi ed essendoci molto meno allevamento intensivo, puoi concentrarti molto di più sul benessere animale e quindi anche sulla qualità della carne, permettendoti così di aumentare anche il prezzo. E non sarebbe male, anzi, è auspicabile. In questo modo non andresti a cancellare totalmente una fetta di persone che vivono di allevamento e allo stesso tempo riduci l'inquinamento, favorisci il benessere animale, eviti che si estinguano razze locali, specie importanti che producono carne di buona qualità o derivati di buona qualità e mantieni anche a livello culturale, vogliamo dire non colturale, ma culturale, una ricchezza che magari spesso ci dimentichiamo, del mondo allevatoriale. Si tratta di animali che fanno parte della nostra storia. E poi personalmente io sono deformato professionalmente in questo senso. Ci tengo particolarmente a vedere sparire questi animali dal nulla, di punto in bianco mi rattristerebbe, devo dire la verità. Quindi, secondo me, una via di mezzo dove la carne più comune, quella magari della grande distribuzione, sia sintetica, ma se tu vuoi, sai che puoi andare a trovare della carne di buona qualità, che pazienza, comprerai un prezzo un po' più alto, ma alla fine si tratta più o meno, potremmo dire, di un lusso, e che però aiuterebbe le piccole realtà magari a produrre. È un po' come i prodotti DOP, no? I prodotti DOP, quindi sono abbastanza più costosi perché prevedono un lavoro dietro maggiore. Ecco, una cosa di questo tipo non mi dispiacerebbe affatto. Sarebbe una giusta via di mezzo per salvare in qualche modo capra e cavoli. Vedi, pure la cosa simpatica che ho fatto. Diciamo, ci sono pro e contro nella produzione di carne sintetica e allo stesso tempo ci sono rischi e benefici. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché sono veramente curioso di sapere se siete a favore, contrari, se siete a favore da un punto di vista, a favore o al contrario da un punto di vista etico, economico, o per tante altissime ragioni. Fatemelo sapere, condividete questo video perché magari c'è gente che vorrebbe saperne di più e non ha come informarsi perché magari c'è tanta confusione in giro e non c'è molta chiarezza. Spero di essere stato chiaro a questo punto. E niente, vi invito a mettere mi piace e come sempre di soddisfare i vostri fabbisogni comportamentali. Una piccola chicca che mi ero dimenticato di dire all'inizio video: questa carne sintetica è stata ribattezzata simpaticamente Schmidt, ovvero shit, attenzione, non pensate male, fogli, strati e meat, appunto perché questa caratteristica della carne fatta con filamenti. Vabbè, Schmidt, anche il nome, un nome simpatico, ecco. Una cosa mangio? Ma mangio Schmidt. Quindi fatemi sapere appunto sotto nei commenti se Schmidt vi piace. Buono Schmidt.